Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Locker Room Pokémon Marron Merda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua. Siamo tornati nel presente, abbiamo conquistato la nostra ultima medaglia e niente. Sinceramente, nel precedente video sul finale io credevo che dovessimo tornare qua all'isola per poter comunque scoprire di più sul discorso fossile e altre cose. Invece, sarò sincero, per evitare di fare figurette, ho voluto provare ad andare avanti, no? Così per vedere un po' cosa c'era da fare, e invece qua all'isola sembrerebbe che non c'è da farci niente. Quindi, e qui lo gioco per la prima volta insieme a voi, io direi a questo punto di andare, perché no, verso la Lega Pokémon. Quindi, appunto, come avete visto, torniamo a Smerdopoli. Sì, ok, Pokémon sono tutti... tutti in salute, sono al massimo e direi di avviarci di qua. Ai dio, ecco Ash, anzi Perla. Cosa? Enomiz? Finalmente ho scoperto qualcosa. Il cartone vuole far tornare in onda la televisione. Sì, ecco, io avrei da fare qui. Ora devi sconfiggermi, vabbè. Quindi ragazzi, avviamoci. Vabbè, dopo chiaramente aver sconfitto lui, avviamoci verso la Lega. E speriamo che poi dopo venga spiegato qualcosa di più per quanto riguarda la storia, perché è abbastanza interessante. Eccoci, il classico Megapun che fallisce, che non faccio mancare niente, chiaramente. Via, andato. Profumino. La Shazam si può benissimo lasciare Megaman. Sì, Megaman. Medaman. Si usa il classico terremotone, che è straforte. Vediamo se riusciamo a farlo salire al 73. Probabilmente sì. Ram. Ram di osso. Era meglio mettere qualcun altro. Beh, ma ci siamo. Abbiamo fango bomba, va? Sì. Buono, primo colpo, meno male. Dio buono, 8,77, non basta. No, lasciamo sempre Merdman. Oddio, forse era meglio mettere Wimpy, però. Colpo di fango va? No, e lo sapevo. Sono messi a battere moto, mi pare di no. Abbiamo un Megapun. Dai, che palle, ora fallisce sempre, via. E fu mi sguardo. Non mi cala anche la difesa, accidenti. A parte vabbè. Non è bada se dovesse morire, c'ho una bella riserva, in squadra. Mi fango bomba. Dio mamma mia. Ora speriamo non utilizzi pozioni e cazzate varie, ta vedere. Piove. No, meno male, pensavo usarsi tipo una ricarica totale per pozione. Invece no. Pikachu, no, Pikachu è da lasciare obbligatoriamente. Merdaman col colpo di fango. È andato, vai. O comunque già, siamo saliti al 73, eh. C'è Crash, direi di fa classico terremoto. Vai. Dio buono, Dio, l'ho ammazzato. Questa è una delle prime volte che un terremoto non ammazza il nemico. Vai. Diamo il pugno. Mossa maldietta. Se ne muore. Ma voi no. Dai, 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 dai. Bravo, Merdaman. È andata.
Ale, vai. Perla, l'abbiamo distrutta. Sono sulla pista giusta, me lo senti? Sui brand misteri finaliti. Andiamo, Pikachu. Eccoci qua. Buonasera. Oh, ma tu sei nome, si passa pure. Ah, così. Sì, probabilmente se non ci vuole medaglie. Infatti. Pensavo che fosse su tu se no Miz mi passa sempre, ma in realtà qua ci vogliono appunto le medaglie. Vai, quante sono? Penso che sta la penultima, c'è l'ultima. No? È regola, siamo a posto. Infatti, via vittoria. Eccoci qua. E di conseguenza mi sembra doveroso usare subito un bel repellentone. Ora vince da Mattia, eh? Ora speriamo di azzeccare la strada subito. Allora, subito vi sbagliate. Ah no, qui c'è da spostarci il sasso, vedrai. Quindi con molta calma. Di là no, quel sasso in alto a sinistra, non so se avete già notato anche voi prima, quello non si può. Cioè, venendo da giù non si può spostare. Quindi è questo il mio sasso. Vai, è andata. Non so cosa abbia fatto, ma è andata. C'era qualcosa lì? Sì, probabilmente si può passare, bene. E qui bisogna decidere cosa prende. Mi fido di Vestavia. Se non c'è qualcosa di più qua. Vedete? Caramella raria, buttala via. Comodissimo. Fermati, ti muove te, così evita di batterti, uguale te qua su che t'ho vista, vai. Ale. Bravi. Allora qui, la stessa cosa. Ma io ho già finito i repellenti. Mamma mia, cani. Tra l'altro anche il repellente Max. Aspettavo una durata maggiore. Anche se in realtà, vabbè, probabilmente ho fatto quei passi lì e non me ne sono reso conto. Cerchiamo di non sbagliare. Vai, olè, è andato anche questo. Vai. Boia, cane, si è girato proprio quando sono arrivato io. Fango bomba, boom. Olè. Nashus. Sì, cambiamo, mettiamo qualcun altro. Mettiamo Majin Buu. Alleniamo un po' anche gli altri. Forza. Buono, buono, buono. Bravo Majin. Ancora forza. Comunque ragazzi, facciamo così, ora questo è un caso. Per quanto riguarda gli allenatori, non la strada da fare per arrivare all'uscita, quelli saltano, perché tanto vabbè, le lotte sono sempre uguali. La via vittoria, magari se qualcuno vuole giocarci, cioè, vuole guardare questo video qua, può servirvi, diciamo, da guida, via, per la strada da fare, sperando di non metterci tanto tempo nel trovarla. Ah,
destra, vabbè. Cura totale. Si sale? Si va di vanno, andiamo di vanno. Vediamo se c'è. No. Puppa, no, quel cosino non mi interessa, non lo voglio. Vai. Questa c'è, va buttata di sotto probabilmente, se sasso viene. No? Vediamo un po'. Forse arriva. Forse bisogna arrivare di qua. Boh, tanto. Non ho dato ripellente. Non c'è mai nulla, no. Ok. Ma probabilmente ho spostato di là. La prepotenza e la potenza del vecchiettino sulla sedia a rotelle. Boom, 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 di testa. Era fra mezz'oretta si arriva, eh? Non so cosa abbia fatto, sinceramente. Forse ha fatto qualcosa di giù. Però prima di andare lì voglio andare. Anzi no, andiamo qua. Allora, attenzione a lei che è lì. Quindi se sto qui. Vai. Ma loro. Loro per forza vogliono lottare. Ma non mi ha preso. La veste di sotto subito. Di va e niente. Non si può fare nulla. Ancora qui c'è un altro sasso. Però non so cosa possa servire. Da di là, ma non credo non ci sia nulla. Infatti. Boh, e allora non lo so. Andiamo va. Lui si è avvisato, boh, non si, qui cosa c'è? Super guardia, bella roba. Questo è quello di prima. In realtà qua ne servirebbe un'altra, eccolo lì. Vai. Proviamo a rimettere anche questo lì, magari boh, serve. Che quel sasso è ritornato laggiù? Boh, vabbè. Non so se cosa si sia sbloccato. Ah, forse lì. Forse questa lì non c'era prima, mi pare. Andiamo giù, allora bisogna batterlo per forza. No, invece no, attenzione. E ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti dalla vittoria. Non ci abbiamo messo così tanto tempo, meno male. Ti piacerebbe, eh? Cosa vuol dire? Ah no, c'è un altro pezzo da fa. No, dai. No, non me lo di. Ho sbagliato. No, non ci voglio rede. Vabbè. Comunque, quella ragazza è la vittoria. Ti aspettate, magari rifaccio tutto e ci rivediamo all'uscita. Che palle però. Ed eccomi qua, ce l'ho fatta, eh. Allora, a regola. Ecco, parti via questo labirintino di merda. No, io, qual è la strada? Questa me. Vai. Altopiano blu.
A regola siamo arrivati alla Lega Pokémon. Quindi, cure Pokémon, appunto, e salvo, e arrivo alle conclusioni. Allora, questo video era diciamo, più che magari qualcosa di storia, di trama, come doveva essere, come pensavo fosse, come, ripeto, come dissi nella fine del precedente video, diciamo che questo video non l'è stato, non è stato niente di storia, trama, bla bla bla, è solamente, diciamo, un video guida per chi ci giocherà, per farvi arrivare nel minor tempo possibile alla Lega Pokémon, così magari non so già cosa deve fare eventualmente alla vittoria. Comunque, vabbè, fa parte della storia, diciamo, del gioco, sul come andare avanti. Quindi niente, era un mini video e niente, dal prossimo invece inizierà, riprenderemo proprio la storia vera e propria, perché andiamo a battere la Lega Pokémon. E chissà, non lo so, dico la cazzata, probabilmente, tanto ne dico tante, e chissà che ci sarà come, diciamo, campione della Lega Pokémon. Ci sarà Tonio Cartonio, non ci sarà Tonio Cartonio, cosa succederà dopo, chi lo sa, lo scopriremo solamente giocando. Resta di fatto che ho le smanie, nel senso, non vedo l'ora di iniziare la Lega Pokémon, e niente, quindi vi aspetto al prossimo video e si guarderà un po' cosa succederà. Fra l'altro, come ce la faremo, se ce la faremo, perché se non è semplice la Lega. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo, appunto, episodio. Ciao!